E se una comunità politica produce armi atomiche, le altre devono pure produrre armi atomiche di potenza distruttiva pari. In conseguenza, gli esseri umani vivono sotto l'incubo di un uragano che potrebbe scatenarsi ad ogni istante con una travolgenza inimmaginabile, giacché le armi ci sono, e se è difficile persuadersi che vi siano persone capaci di assumersi la responsabilità delle distruzioni e dei dolori che una guerra causerebbe, non è escluso che un fatto imprevedibile ed incontrollabile possa far scoccare la scintilla che mette in moto l'apparato bellico. Inoltre, va pure tenuto presente che se anche una guerra a fondo, grazie all'efficacia deterrente delle stesse armi, non avrà luogo, è giustificato il timore che il fatto della sola continuazione degli esperimenti nucleari a scopi bellici possa avere conseguenze fatali per la vita sulla Terra. Per cui giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti, Allora. si riducano simultaneamente e reciprocamente gli armamenti già esistenti, si mettano al bando le armi nucleari e si pervenga finalmente a disarmo integrato da controlli efficaci. Non si deve permettere, proclama Pio XII, che la sciagura di una guerra mondiale, con le sue rovine economiche e sociali e le sue aberrazioni e perturbamenti morali, si rovesci per la terza volta sull'umanità. Incollato. Occorre però riconoscere che l'arresto agli armamenti a scopi bellici, la loro effettiva riduzione e a maggior ragione la loro eliminazione sono impossibili, o quasi, se nello stesso tempo non si procedesse a un disarmo integrale, se cioè non si smontano anche gli spiriti, adoperandosi sinceramente a dissolvere in essi la psicosi bellica. Il che comporta a sua volta che al criterio della pace, che si regge sull'equilibrio degli armamenti, si sostituisca il principio che la vera pace si può costruire soltanto nella vicendevole fiducia. Noi riteniamo che si tratti di un obiettivo che può essere conseguito, giacché esso è reclamato dalla retta ragione e desideratissimo ed è della più alta utilità. È un obiettivo reclamato dalla ragione. È evidente, o almeno dovrebbe esserlo per tutti, che i rapporti fra le comunità politiche, come quelli fra i singoli esseri umani, vanno regolati, non facendo ricorso alla forza delle armi, ma nella luce della ragione, e cioè nella verità, nella giustizia, nella solidarietà operante. È un obiettivo della più alta utilità. Dalla pace tutti traggono vantaggi, individui, famiglie, popoli, l'intera famiglia umana. Risuonano ancora oggi severamente ammonitrici le parole di Pio XII. Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra. Questo 60 anni fa veniva scritto, è incredibile, come era lungimirante Papa XXIII, quindi vabbè, questo è un suggerimento. C'è un cittadino di Castellanza che è Giovanni Sottocornola che ci ha mandato questo libretto, effettivamente quasi dimenticato, la Pacem in Terris, cioè voglio dire questa enciclica, dove è veramente attualissima, è incredibile che questi temi erano già stati affrontati. E allora cioè, era doveroso oggi leggere un passaggio di questa enciclica. Quindi vabbè, comunque andiamo avanti nelle letture. Ma questo invece è un testo di Calvino che è stato pubblicato dai suoi eredi su Repubblica qualche mese fa. La bomba addormentata. Manovre aeree. Un aeroplano porta in volo un nuovo potentissimo tipo di bomba H. Tranquilli ozi delle popolazioni che non ne sanno niente, ma pure qualcuno percepisce qualcosa. Gli scienziati si accorgono che per un errore di calcolo quella bomba che hanno costruita è più potente ancora di quel che credevano. Farà cessare ogni forma di vita sulla Terra. Corrono per dare l'allarme. L'aereo volteggia nell'aria. Le popolazioni sono ignare. Gli scienziati corrono da un ufficio all'altro dei ministeri. Un errore di manovra. La bomba viene sganciata dall'aeroplano. La bomba precipita. Le popolazioni. Come se niente fosse, gli scienziati corrono. La bomba cade su una città, tocca il suolo, non esplode. Evacuamento della città, treni di profughi, scaricabarile delle responsabilità tra le alte autorità nazionali.
Biasimo a chi ha costruito una bomba così potente. Congratulazioni perché era così potente. Biasimo perché non è esplosa. Congratulazioni perché non è esplosa. La vita, in tutte le sue mille svariate forme, esclama: l'abbiamo scampata bella. Nel mondo, dopo lo spavento preso per la bomba, si proclama la pace universale. Grande sviluppo produttivo. Cori di un'umanità perfettamente funzionale. Alla città, dove era caduta la bomba inesplosa, per molte miglia intorno, per paura di radiazioni mortali, nessuno si è mai più avvicinato per anni. Ed è cresciuta una fitta foresta. È l'ultima foresta che è rimasta sulla Terra, data la completa industrializzazione di tutti i continenti. Al margine d'essa, gli entomologi vanno con una rete a caccia di farfalle, ma nessuno osa addentrarvisi. Tutta questa storia è raccontata a una ragazza della nuova generazione che è capitata per caso, per un guasto alla macchina, ai margini della foresta. Da un vecchio guardacaccia che le sbarra il passo. Si apprenderà poi che questo vecchio è il pilota che ha sganciato la bomba e che ha passato il resto della vita a farle da guardia. Il vecchio mette in guardia la ragazza dall'entrare nella foresta, ma a lei la foresta piace e vi si addentra. Nella foresta vagano strane figure. Sono persone diventate inutili nel mondo pacifico e hanno trovato rifugio là. Generali, uomini di Stato, poliziotti. La natura libera. La paura della bomba che cova. Il mondo industrializzato, ma che vive proteso verso la foresta, e la bomba un'oscura religione. La ragazza si inoltra nella foresta. Un miliardario si è messo in testa che nella foresta c'è il petrolio e vuole raderla al suolo anche a costo di scatenare la bomba. La ragazza vuole liberare la foresta dalla bomba perché il mondo senza foresta non è più mondo. Il miliardario si addentra nella foresta. La ragazza si addentra nella foresta. Quegli aspetti che appaiono alla ragazza da paradiso terrestre appaiono al miliardario diabolici. Un uomo della foresta fa saltuari apparizioni. Per gli uomini inutili è un essere malefico. In realtà è un trovatello abbandonato in fasce nella foresta come tanti oggetti inutili e là è cresciuto. Al miliardario l'uomo compare e confonde il suo cammino, a farlo perdere nella foresta. Alla ragazza egli appare sempre a salvarla nei momenti pericolosi. Gli uomini inutili si sono alleati col miliardario. La ragazza trova anche lei i suoi alleati in tante altre persone che scopre rifugiate nella foresta. Rivoluzionari, negri, poeti, gente obbligata a fuggire dal conformismo del mondo meccanizzato. Il miliardario sta impiantando le sue trivellatrici nella foresta, ma misteriosamente, come se la foresta l'avesse inghiottito, sparisce. Probabilmente è l'uomo della foresta che l'ha fatto fuori. Gli uomini inutili ne ritrovano lo scheletro e lo portano fuori dalla foresta per aizzare il mondo civile a una battuta per catturare l'uomo della foresta. La ragazza e l'uomo della foresta si amano. Il loro amore fa lussureggiare la foresta come un'esplosione di forze naturali. Gli uomini della civiltà meccanizzata si apprestano ad abbattere la foresta ed evocano la bomba addormentata. Ma invece di avanzare loro, è la foresta che si espande. Rami ed erbe si allungano nelle vie della città, entrano nelle finestre. Gli uomini della foresta sconfiggono gli uomini inutili. La foresta e il mondo meccanico si fondono. La ragazza e l'uomo della foresta mostrano che la bomba H non c'è, non si sa dove sia andata a finire. Tutti ormai dicono che non è mai esistita, era solo una leggenda. Tutto è stata leggenda, dice il coro finale di uomini, donne, animali, piante, pietre, metalli. Tutto quel mondo assurdo, cioè quello in cui siamo noi oggi, non è mai esistito. Un collegamento dal Piemonte, dalla Val d'Aosta, da Cogne, quindi adesso vediamo se i potenti mezzi funzionano. Ti metto col Bluetooth, aspetta un attimo, Carlo. Prova a parlare. Vediamo. Prova. Sì,
vai, no? No. No, qua non... aspetta che controllo se il mio Bluetooth è collegato, perché vediamo qua i potenti mezzi. Allora, tutti connesso, vediamo, prova, vediamo. Parla? Prova a parlare. Mettigli il microfono. Prova. Aspetta, torniamo sul modo out. Andiamo sul microfono. Microfono, sì, si sente. Sì. Prova a parlare. Proviamo a parlare? Sì, vai. Ci sente, dai. Così va bene? Sì. Ci sentiamo. Allora, ciao a tutti, siamo a Cogne. Siamo a Cogne con dietro alle nostre spalle la Val Nontain, che è spettacolare. Oggi con il sole, stamattina ci siamo alzati, c'erano 9 gradi, però adesso al sole si sta bene. Stiamo usando una maglietta con le maniche corte, in fondo c'è la testa di Val Nontain, si intravede il Colle dell'Erpetè, si intravede il Gran Paradiso, tutta la Becca di Gai, gli Apostoli, è una cosa spettacolare, che purtroppo cozza drammaticamente con le cose che ci andiamo a raccontare oggi. Io adesso sono qua con Mauro, Marilena e Roberto, e Roberto, e proviamo a dire delle cose che io ho provato a cercare qualcuno che la sa più lunga di me ed è più capace di usare le parole di quanto lo sono io. Sono finito a Rumiz, Paolo Rumiz, che è un giornalista e scrittore triestino. Provo a leggervi quello che ho trovato. Siamo davanti a quella cosa che fanno di tutto per nasconderci e che ci salverebbe dal naufragio, il senso del limite. Quanto ci farebbe bene un po' di sano, superstizioso timore dell'ira di Dio o degli dèi, per guarire da questa oscena sicumera che nasce dal sentirci garantiti e sazi in un mondo pieno di strepito e incoscienza. Capisci che il peggio non è tanto essere sull'orlo del disastro, ma non accorgersi di esserci. Qualsiasi animale sente l'approssimarsi del pericolo, noi non più. Se domani il cielo fosse vuoto di passeri, ci metteremmo una settimana, settimane a realizzarlo. Se un giorno il fiume sparisse da sotto i ponti del nostro paese, non lo noteremmo. Siamo pieni di paure, certo, ma paure di cose senza significato. E le paure a vuoto si chiamano paranoie. Ci manca il timore vero, quello supremo, l'orrore di noi stessi. Ecco, io ho letto questo, adesso passo la parola a Mauro, va bene? Sì, grazie. Grazie Carlo. Ciao. Ciao a tutti, io ringrazio Carlo che ha fatto una ricerca di questi testi. Io leggerò un breve pensiero di Margherita Hack, che penso tutti conosciate, astrofisica, che ci ha lasciato qualche anno fa, ma ha una mente veramente al di là di quelle che sono le menti medie che purtroppo governano le sorti del mondo. Allora, questa illuminata donna disse, chiaramente è legato poi a quella che era la sua esperienza di astrofisico, il Sole ha 5 miliardi di anni e si valuta che resterà invariato, cioè irraggerà la stessa quantità di energia per altri 5 miliardi di anni e quindi la Terra potrà ospitare la vita, se non ci distruggiamo prima, per altri 5 miliardi di anni. Ecco, questo breve ma direi intenso e significativo pensiero, direi che come quello che ha letto prima Carlo di Paolo Rumiz invita veramente alla riflessione, oltre a tutto quello che sta succedendo chiaramente attorno a noi, molto vicino a noi ma anche non vicino a noi, perché anche quello che sta succedendo in Niger chiaramente è figlio della stessa logica
di potere, della stessa logica di dominio sui territori, poi per ricavarne energia, per ricavarne fonti che servono per lo sviluppo industriale, che servono per renderci sempre più consumatori. Vi saluto, ringrazio per l'organizzazione dell'iniziativa, vi ascoltiamo volentieri se c'è un prosieguo di questa mattinata. Siamo in diretta sulla pagina Facebook qui in Milano. Qui Milano siamo in diretta, c'è qua Gibo che sta registrando. Quindi... Ah, ok. Che emozione. Gibo. Ecco, se volete possiamo continuare, ma se no non monopolizziamo troppo, vi ringraziamo. Dai. No, beh, noi intanto abbiamo letto un pezzo dell'enciclica di Pacem in Terris, scritta 60 anni fa da Papa Giovanni XXIII, abbiamo letto un pezzo di Calvino. Quindi vabbè, abbiamo poi letto il comunicato stampa che avrete forse visto anche voi niente, quindi continuiamo, adesso andiamo a concludere questo momento riflessivo andandoci poi a fare una bella colazione. Quindi adesso no, lasciamo, se qualcuno vuole dire qualcosa volentieri. Abbiamo preparato due alberelli della pace dove abbiamo appeso, ho raccolto stamattina due piante, due betulle cadute all'interno del parco Alto Milanese e le abbiamo addobbate con questi uccellini che adesso Federica magari ci racconta il significato di questi uccellini che sono simbolo di pace. Se vuoi Federica, non lo so, se volete rimanere collegati, se no ci salutiamo. Sì, dai, fin quando ce la facciamo ci stiamo. Dai, va bene, ok. Grazie. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Buona vacanza. Vediamo se si sente poi. Adesso vediamo prova se sentite. Sadako Sasaki fu tra le bimbe sopravvissute al giorno dell'esplosione, però si ammalò di una forma grave di leucemia. Quando seppe di essere ammalata, una sua amica cercò di incoraggiarla e le raccontò la leggenda delle 1000 gru di carta. Fare la figura delle gru di carta è una tradizione giapponese. La tecnica si chiama origami ed è conosciuta in quasi tutto il mondo. La tradizione giapponese dice che chi riesce a piegare 1000 gru di carta come ricompensa per la concentrazione e lo sforzo necessario per realizzarle potrà esaudire un desiderio. Questo lavoro si chiama Senbazuru. L'amica di Sadako fece una gru di origami e gliela regalò. Qui è la tua prima gru, le disse, e le augurò di poter esaudire il suo desiderio, curarsi dalla sua malattia. Sadako cominciò a piegare gru una dopo l'altra con lo spirito di realizzare il suo desiderio. Sfortunatamente non ci riuscì. Morì nel 1955 con 644 gru svolazzanti intorno a sé. Commossi, gli amici e compagni di scuola proposero di piegare le gru che mancavano come omaggio per la caparbietà mostrata da Sadako, ripetendo questo gesto in suo ricordo. Proposero inoltre di raccontare la storia di Sadako e di tanti altri bimbi non sopravvissuti alla bomba atomica, diffondendola fra i bimbi giapponesi e nel tempo a quelli di tutto il mondo. Affinché questa storia fosse sempre ricordata, fu costruito un monumento con statua di Sadako con una gru tra le mani, che ancora oggi sta nel Parco della Pace di Hiroshima. Sotto la statua si può leggere: «Questo è il nostro grido, questa è la nostra preghiera, pace nel mondo». La storia di Sadako si diffuse in tutto il mondo e le gru e l'arte origami sono diventati simboli di pace e del rifiuto profondo di tutte le guerre. Grazie. Se volete imparare a piegarle, abbiamo della carta, ci possiamo provare dopo. Bene, se qualcuno, Gibo, si vuol dire qualcosa. Ciao a tutti, grazie al coordinamento PC Pace per questa importante iniziativa, per ricordare quello che è successo appunto a Hiroshima e Nagasaki, che tanti... viene da fare una battuta. Perché la Seconda Guerra Mondiale, quando la studi a scuola, sai sempre che ci sono gli esami, la maturità, c'è l'esame di terza media e non si capisce mai come finisce. E forse è anche importante andare a ricordare che la Guerra Mondiale, noi festeggiamo il 25 aprile, ci ricordiamo il 25 aprile, anche se poi sarebbe il 27 aprile e tutto. Sostanzialmente quando
vengono sganciate le bombe è già un qualcos'altro che sta avvenendo, nuovi equilibri geopolitici. Perché ha fatto l'università in storia contemporanea, poi c'era un bel capitolo e mezzo, anche due capitoli, sulla guerra di Corea. Poi cambiano i libri, diventa un trafiletto, una pagina e si va a dimenticare. Poi ci sono una serie di altre guerre, anche quello che è stato appena ricordato prima, che sta capitando adesso in Niger. Una cosa che poi sarebbe bene ricordarsi è dove un terzo dell'uranio che viene consumato da uno Stato europeo, almeno faccio politica di corretto, evito di fare nomi e cognomi, però tanto le cose le sappiamo, e quello che è una follia, ma come mai questi paesi in Africa, che sono i più ricchi di materie prime, poi vivono in questa povertà? Quindi penso che sia bene ricordare anche quelli che sono gli equilibri geopolitici, e che un 2% del mondo più ricco è quello che poi porta avanti le sorti. Noi non facciamo parte di quel 2% del mondo, e quindi se riuscissimo ad organizzarci per questa voglia di pace, perché comunque siamo noi in questo momento che agiamo e rappresentiamo la società civile, quel 99% del mondo che è anche di più, che vuole la pace. Niente, ringraziando Bici Pace e tutti voi per queste letture e anche il collegamento da lontano. Mi va però da mettere anche due puntini sulle i. Non voglio fare quello scomodo, ma mi tocca fare quello scomodo. Negli ultimi tre mesi, anzi diciamo un anno e mezzo, però negli ultimi tre mesi, dove anche le forze politiche e associative hanno fatto delle iniziative parlando di pace, io non riesco a capire come mai si vanno a lamentare tutti che non c'è un grandissimo movimento della pace. Probabilmente ce lo ricordiamo tutti, il grande movimento per la pace, per contro la guerra in Iraq, andammo a Roma in 3 milioni. No, tutti che fanno delle iniziative e si lamentano che non ci sono iniziative per la pace. Ma mi fa piacere ricordare che comunque la Bici Pace non si è mai fermata, c'è una volta ogni anno, ma comunque il coordinamento Bici Pace continua sempre, nella dimostrazione oggi 9 agosto che siamo qua nel parco dell'Alto Milanese, perché è facendo le cose e non lamentandosi che le cose non vengono fatte, magari facendo ognuno, mi riferisco a quelle organizzazioni politiche che si lamentavano che non c'erano grandi movimenti per la pace, di fare un passo indietro e partecipare alle iniziative che promuovono anche gli altri, perché la pace sostanzialmente è un esercizio collettivo. E noi oggi ci proviamo, e mi fa piacere, l'altro giorno sono intervenuto a gamba tesa a Radio Popolare all'iniziativa La Sera per dire guardate che c'è questa iniziativa, poi mi hanno ringraziato, quindi di avere il coraggio della pace, ed è importante. Grazie. Colazione? No. Desidero condividere con voi una breve riflessione partendo da una citazione di un sociologo americano, Lewis Mumford, che disse: la guerra è il prodotto di una corruzione precedente e al tempo stesso produce nuova corruzione. Siamo sempre immersi nelle tensioni, nelle paure, nella violenza. Le guerre clamorose del passato hanno lasciato spazi a conflitti infiniti e striscianti. È perciò sempre attuale meditare sul sangue versato da Caino, un sangue che cola nei secoli, striando tutte le terre del nostro pianeta. Mumford prosegue poi nel suo pensiero, esaltando la necessità per uomini e donne di ritrovarsi comunità, così da ricomporre in unità un'umanità frantumata. Egli ammonisce sull'illusione di usare la guerra come strumento di giustizia. Essa non solo non sana squilibri e illegalità preesistenti, ma ne aggiunge altre, in una catena di corruzione e perversione. Termino però con una citazione benaugurante di Sant'Agostino, che a proposito di Babilonia diceva: a Babilonia, città terrestre, ci sono persone che, mosse da amore per essa, si impegnano a garantirne la pace terrena.
non nutrendo in cuore altra speranza, riponendo in questo tutta la loro gioia, senza ripromettersi altro. Noi li vediamo fare ogni sforzo per rendersi utili alla società terrena. Ora, se si adoperano con coscienza pura in questo impegno, Dio non permetterà che periscano con Babilonia e li destinerà ad essere cittadini di Gerusalemme. Buon cammino di pace. Se abbiamo delle altre, o se no va bene, possiamo concludere con una colazione, una lauta colazione per chi vuole. Ecco, io vi ringrazio, veramente è stato un momento, l'orario effettivamente capisco che era un po' diverso e non consono, ma però la scelta di fare questo orario era un po' per collegare quel momento, quel tragico momento che erano le 8:15 del dell'agosto del 45, quindi 6 agosto del 45, l'esplosione di questa bomba che ha distrutto e ha ucciso più di 100.000 persone, e per poi ripetere questa esperienza tre giorni dopo a Nagasaki alle 11:02 con un'altra esplosione uccidendo altre 80.000 persone. Quindi questo veramente fa rabbrividire. Abbiamo letto poi in questi anni anche piloti che si sono impazziti col rimorso e senso di colpa di aver schiacciato quel bottone per sganciare questa bomba. Qui effettivamente ci sono le persone, i potenti usano le persone per poi arrivare a degli obiettivi, ma sono persone umane che sono inconsapevoli di creare o di uccidere le persone. Le guerre sono, si stanno ammazzando, si stanno uccidendo uno con l'altro, ma magari non sanno neanche il motivo perché lo fanno. Quindi questo è tragico, ecco. Quindi soprattutto ai potenti, quello che vogliamo chiedere anche al governo attuale, di che dovrà ratificare a settembre-ottobre il trattato di non belligeranza, di diminuzione delle armi atomiche sul territorio nazionale. Quindi speriamo che venga firmato, perché non l'hanno ancora firmato, in 60 più nazioni l'hanno firmato, l'Italia non è ancora attivo. Quindi speriamo che questo governo effettivamente almeno su questo vada a firmare questo trattato e non alimenti ulteriormente ancora questa guerra che sta andando avanti. Doveva essere breve, ma sta andando avanti, alimentandola non può che andare avanti a finanziare con armi e armamenti e soldi, dedicare soldi alla guerra. Quindi la pace si allontana sicuramente. Invitiamo a andare a dialogare e non alimentare, a spendere soldi per poterla alimentare. Quindi va bene, speriamo in un futuro di pace migliore. Buona giornata a tutti e grazie.